Oggi siamo in compagnia di Alessandro Ristori, cantante italiano, faentino doc, quindi romagnolo, ma la sua seconda città è Fano. Io sono 18 anni che sono un fanese d'adozione, perché ho trovato l'amore a Fano e quindi da quel giorno non me ne sono più andato. Però la passione sua è la musica principale, ma che genere musicale? Io sono un portatore italiano di Novecento nel mondo e quindi rappresento quell'Italia che dalla fine del dopoguerra fino alla fine del secolo scorso ha fatto sì che appunto il nostro paese e la musica leggera fossero chiamati appunto quelli della Golden Era, quindi dal rock and roll in poi a quello che poi è stato il pop musicale, la disco music, ma sempre in una chiave fatta alla mia maniera. Insomma, mi sono creato un sound, mi sono creato un mondo che alla fine il personaggio giustifica il repertorio. Ha solcato i palchi di tutta Italia. All'inizio degli anni 2000 eravamo una realtà locale che si era spostata in altre regioni. Dopo la cosa è cambiata, è cresciuta in tutto il paese e soprattutto all'estero, ecco. Come è nata questa svolta? È nata sicuramente nel 2015, quando lavorando per 100 giorni, per 3 anni, al bar americano dell'Hotel de Paris di Monte Carlo, io ho conosciuto il mondo. Di lì ho conosciuto anche Flavio Briatore e ho iniziato a lavorare con molti clienti stranieri e con molto lusso, sia mondiale che italiano. Se la ricorda la sua prima esibizione? Era una sera di febbraio ed era un periodo di prova, quindi un periodo nel quale a Monte Carlo c'è poca gente e si voleva provare una nuova band, perché appunto io non ero mai stato al bar American, ma la cosa bella è che io conoscevo benissimo quel posto in quanto è stato frequentato nel passato da gente come Frank Sinatra, Sammy Davis, Dean Martin. Quindi ho detto, io se entro lì dentro voglio fare il cinema come facevano loro. È nato questo nostro film che sta andando ancora avanti oggi. Poi ho conosciuto anche Alberto Di Monaco. Il principe frequenta i posti della sua Monte Carlo ed è presente a molti eventi, sia mondani che di quotidianità. Di conseguenza abbiamo avuto occasione di vederlo più volte e ho avuto la fortuna di suonare per il suo compleanno nella residenza estiva, al matrimonio di Charlotte nel 2019, al ballo della Rosa. Invece il principe William? Il principe William è stata una cosa super casuale. Io ero a Londra per questa charity sulla Croce Rossa londinese degli elicotteri e sapevo che ci sarebbe stato. Ero tra i fortunati che avrebbero potuto incontrarlo. È un ragazzo fondamentalmente alla mia età e quindi c'è stato un saluto a due persone coetanee. Gli ho spiegato che ero lì come cantante italiano, lui lo sapeva. Ovviamente vanno via sempre quei pochi minuti prima della fine dello show, perché è prassi nel loro protocollo. Il giorno dopo ci è arrivato il messaggio dicendo che si era divertito tantissimo di fronte a questo cantante italiano. Un mese dopo ha telefonato il Sunday Mail dicendo che il principe William, oltre ad ascoltare i CDC, ora si sveglia anche con Alessandro Ristori. Cosa occorre oggi per essere un bravo cantante? Bisogna essere veri, non bisogna fare le cose, ma essere un qualcosa. Un quadro è un quadro e quindi è l'arte stessa. Un pittore non è che si dice oggi faccio il pittore, no, se sei un pittore è perché sai fare. E quindi da esserlo. Poi ci vuole veramente molta dedizione, come in ogni lavoro. Nel futuro di Ale cosa c'è? Viaggiare nei parchi di tutto il mondo. Ci sono dei progetti discografici. Mi piacerebbe fare un po' di televisione. Un saluto a tutti i fanesi. Il mio saluto a Fano è quotidiano. Ho dei bei ricordi, però siamo ancora belli freschi e lo saremo per altri 25, 30 e altri 40 anni. Dolcemente ti dirò.